Sì, vi aspetto, vi aspetto. Chi comincio? Pippo Gatto, nuova presenza.com. Oh, io ti ho sconfitto, però alla fine l'hai fatto. Eppure è bello, senti, una cosa del genere si vede una volta ogni 10 anni sui campi di calcio. Farti complimenti perché da porta a porta un tiro del genere, come ti è uscito? No, dai, siamo contenti, sono contento per il gol, ma sono contento più che altro per la vittoria, perché ci tenevamo molto davanti a questo pubblico che è stato a dir poco meraviglioso. E niente, è stata una partita dura, combattuta, abbiamo affrontato una squadra secondo me forte, molto forte, anche individualmente, e penso che l'abbia dimostrato, ci ha messo in difficoltà, specialmente all'inizio del secondo tempo. Penso che il primo tempo abbiamo giocato a viso aperto da tutte e due le parti, e meno male che alla fine abbiamo trovato il secondo gol e abbiamo portato a casa questa vittoria. Vi chiedo silenzio assoluto per favore in sala tutti, perché il vostro brusio poi non fa capire nulla. Chi fa la seconda domanda? Riviera oggi. Infatti altri ricordi così in carriera, perché ricordo super Eurogol. Quando mi capita di tirare verso la porta al limite dell'aria, quando ci riesco va dentro, dai, quando va bene. Ah no, l'abbiamo vista, perché l'abbiamo preparata bene anche durante la settimana, sapevamo i giocatori importanti che ha in rosa, e oggi l'ha dimostrato, perché ci ha messo veramente in difficoltà. Però noi da grande squadra che si... E Perotti, per favore, una domanda, ne fate tre. Barbarossa.com. Mirko, buonasera, vorrei parlare dell'arbitraggio, che secondo me è stato impeccabile. Nonostante fosse facile iniziare a distribuire cartellini gialli, lui ha preferito, almeno dalla tribuna, questa è stata l'impressione, il dialogo con voi. Sì, no, con l'arbitro c'è stato sin dall'inizio un dialogo importante, ha lasciato giocare tranquillamente, penso che sia uscita una partita all'altezza della situazione, ecco. Quindi un applauso all'arbitro. Qualcun altro? Se Perotti adesso può fare l'altra domanda, la terza. 51% per la Samp e 49% per la Samp. Noi oggi abbiamo vinto. Sì, il nostro mister Braglia dice sempre 49, 9, 51 d'oro. Grande attenzione da parte nostra per il ritorno, perché... Sì, noi sappiamo ora che andiamo in un campo infuocato, quindi dobbiamo tenere alta la concentrazione come abbiamo fatto questa sera, e fare le cose che sappiamo fare e andare a giocarci questa partita senza timore, senza paura. Grazie a tutti, adesso Mirko, 2 minuti con la Rai regionale.